Ciao a tutti, sono Barbie Xanx e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di un film Disney che era uscito qualche anno fa, nel 2012. Sto parlando di Ralph Spacca Tutto. Il 1° gennaio uscirà il sequel che io già ho visto, però non vi dico niente. Nel caso vi interessasse una recensione, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Questa recensione l'avete scelta voi votando sondaggi di Instagram, quindi per scegliere i prossimi video seguitemi su Instagram. Spero che questo video vi piaccia, fatemelo sapere con un commento, un like oppure iscrivendovi al mio canale, perché aiuterebbe molto il mio canale. Se non avete mai visto Ralph Spacca Tutto, parliamone. Parla di Ralph, l'antagonista di un vecchio videogioco arcade, ovvero quello di Felix Aggiusta Tutto. Ralph adora il suo lavoro, però allo stesso tempo è un po' triste. Viene continuamente escluso dagli altri personaggi del suo videogioco perché lui è il cattivo. Così per una volta decide di tornare in quel videogioco non come cattivo, ma come buono, come l'eroe, come colui che si è guadagnato una medaglia. E per farlo farà di tutto, fino ad arrivare a Sugar Rush, un luogo in cui incontrerà una ragazzina, Vanellope. Lei sogna di fare la pilota, però ha qualcosa in comune con Ralph, anche lei viene perennemente esclusa. Ma iniziamo a parlare del film, fatemi sapere se l'avete visto, se vi è piaciuto, io vi dirò la mia. Ralph Spacca Tutto uscì ormai nel lontano 2012, mi piace sempre dire nel lontano, anche se si tratta di pochi anni. Uscì in un periodo in cui il mercato cinematografico era un po' diverso, in un certo senso era anche un po' troppo in anticipo per quanto riguarda certe tendenze, un po' come Gli Incredibili, vi ricordate? Ve ne avevo parlato, nel caso vi lascerò il link qui sotto, perché tutto il mondo di Ralph è ambientato all'interno dei videogiochi arcade, quei vecchi videogiochi da sala giochi. Basta dire giochi. E una delle potenze del film è proprio l'effetto nostalgia, ovvero quando i film citano o richiamano in noi delle cose che abbiamo amato, soprattutto quando eravamo piccoli e eravamo adolescenti. L'effetto nostalgia adesso è diventato abbastanza costante nel cinema, con i tantissimi sequel, prequel, ma anche con film nuovi come per esempio Ready Player One, che si basano interamente sull'effetto nostalgia. Oppure ancora Il Potere di Stranger Things, oltre ovviamente alla qualità della serie, ma c'era anche questo grande potere di nostalgia. E nel 2012 non era ancora così forte all'interno del pubblico. Il film sembra essere diviso quasi in tre tipi di videogiochi differenti. Questa secondo me è una parte interessante. La prima parte dedicata ai videogiochi arcade, poi la parte dedicata a un tipo di videogiochi, ovvero lo sparatutto, e poi la terza parte, quella dedicata quasi ai videogiochi da cellulare. Una delle cose interessanti è proprio il mondo di Sugar Rush, perché il film esce nel 2012. Lo stesso identico anno esce anche Candy Crush, il gioco per cellulari, per Facebook, che ha fatto amare, insomma, questo videogioco e questo universo a molte persone. La somiglianza tra i due mondi è davvero tanta. Sugar Rush e Candy Crush sono molto molto simili, però ovviamente non è possibile che Ralph abbia copiato questo videogioco, perché sono usciti nello stesso anno. Per fare un film del genere ci si mettono anni di norma, quindi probabilmente o qualcuno ha spifferato qualcosa, non si sono ispirati dopo l'uscita, magari c'è stato qualcosa dietro le quinte. Una delle cose carine di Ralph è che ci sono tante citazioni, come per esempio soprattutto a Sugar Rush ci sono tantissime citazioni del Mago di Oz, delle citazioni palesi per quanto riguarda l'architettura, ma soprattutto in una scena quando ci sono le guardie Oreo che cantano, che è esattamente il Mago di Oz, identico. Ma ci sono anche diverse citazioni per quanto riguarda Alice nel Paese delle Meraviglie. Ovviamente quando esce il sequel è normale fare un po' di paragoni. Questo primo capitolo secondo me era un po' disorganizzato, aveva tutto il materiale però non sapeva bene come gestirlo, sembrava come se volesse parlare di troppi temi, troppi riferimenti, troppi target differenti, perché ovviamente la parte di Sugar Rush, la parte del rapporto tra Ralph e Vanellope è un po' diversa rispetto a tutta la parte nostalgica. Secondo me tutta la parte nostalgica viene quasi accantonata del tutto per concentrarsi in questo nuovo universo del film. L'assetto iniziale del film sembra quasi farci sperare o prepararci a un viaggio avventuroso che la statica vita di Ralph avrà di lì a breve, però in realtà questo viaggio non avviene realmente. Io mi immaginavo tipo lui che passasse da un videogioco all'altro, in realtà non avviene proprio così, è molto breve questo viaggio, e poi tutto il tempo saremo lì a Sugar Rush. Mi è piaciuto però che ogni mondo, anche se ne conosciamo principalmente tre, abbia dei riferimenti, come per esempio il mondo degli è praticamente preso da Alien. Il film inizia sotto un aspetto avventuroso, però dopo, quando raggiungeremo la terra di Penelope, diciamo, la terra di Penelope, avrà un aspetto molto più da classico Disney, in cui degli outsider riusciranno a trovare il loro posto nel mondo. Il film, secondo me, come vedete, è un po' troppo statico e sotto alcuni aspetti è anche un po'
tradizionale, chiamiamolo così, come per esempio la svolta di Vanellope nel finale. Però secondo me aveva dei temi molto interessanti e molto maturi, come per esempio lo sviluppare un tema come quello della solitudine, e lo sviluppa in una maniera molto matura. Temi anche come l'esclusione e come ci sia un'organizzazione sociale sono molto interessanti. Sotto alcuni aspetti il film nasce un po' dallo stesso principio di Toy Story, quindi quello di dare vita a qualcosa, a un giocattolo che in realtà non ha vita senza qualcuno che gioca con lui. E i temi secondo me sono molto simili, anche il concetto di ognuno ha il proprio ruolo, però qui vengono sviluppati in una maniera differente, concentrandosi principalmente sullo sviluppo del personaggio e lo sviluppo del rapporto tra Ralph e Vanellope, che sembra un rapporto più da fratello e sorella, però in realtà anche dei tratti secondo me molto paterni. Il film secondo me ha dei tratti molto interessanti a livello visivo, ovvero immediatamente noi quando vediamo Ralph percepiamo noi stessi tutte quelle cose di cui viene tacciato. Lui è molto più grande rispetto a Felix, ma anche rispetto a Vanellope. Lo vediamo quadrato con queste mani grandissime, lui che sembra effettivamente non riuscire ad entrare in queste porte, mentre Vanellope è piccina. Tutti gli altri abitanti del videogioco di Ralph sono vestiti eleganti, mentre lui è vestito come un contadino con la camicia strappata sulle maniche. Ma anche Vanellope viene rappresentata in una maniera differente rispetto alle altre pilote che noi vediamo. È vestita per esempio in maniera molto più casual, pur essendo carina, super cute anche lei, però è anche lei visivamente un outsider come Ralph. Una delle cose che mi è piaciuta di più, l'ho trovato più interessante per quanto riguarda Ralph Spaccatutto, sono state le caratterizzazioni dei personaggi femminili. Noi vediamo tutti i personaggi femminili molto diversi al solito. Vediamo una ragazzina super carina, un po' maschiaccio nei modi, però non maschiaccio per quanto riguarda l'estetica, che ha un sogno, quello di fare la pilota. Una cosa che noi non vediamo da nessuna parte in genere nei cartoni. Questo è un sogno, un'ambizione che viene affidata spesso al personaggi maschili, ai ragazzini, ma non alle ragazzine. E già qui è una cosa interessante. Inoltre è sboccata, un carattere un po' spigoloso, è qualcosa di nuovo. Ma anche Calun è praticamente un generale, raramente vediamo una cosa del genere nei film o nei videogiochi. Secondo me il primo Ralph aveva del potenziale, però non lo aveva sfruttato al meglio. C'erano delle cose che lo limitavano, forse perché erano altri tempi, forse anche per quanto riguarda il budget. Però secondo me aveva già un assetto interessante, delle atipicità per quanto riguarda i personaggi, e ve ne parlerò magari maggiormente nella recensione del secondo capitolo. Nel caso potesse interessarvi, scrivetemelo qui sotto. Ma ditemi, Ralph Spaccatutto vi era piaciuto o non vi era piaciuto? Fatemelo sapere con un commento qui sotto e ditemi se vi ho detto qualcosa in più che vi era sfuggito per quanto riguarda il film. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per i like, per essere iscritti al mio canale, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!